Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con la cronaca. Due dodicenni investite da un'auto condotta da una sessantenne che si è fermata a soccorrerle. Sono ricoverate in ospedale dove sono arrivate in codice rosso. È accaduto alle 16 nel comune di Marciano della Chiana. Le due bambine sono state investite all'uscita dell'istituto Rita Levi Montalcini per cause che saranno chiarite dai carabinieri della compagnia di Cortona della stazione locale. L'incidente avvenuto sul posto dove dovrebbero essere collocate colonnine arancioni di segnalazione. Provvedimento giudicato insufficiente dal consigliere Nicola Gentile, che ha scritto una lettera alle istituzioni per sollecitare un intervento più marcato in chiave sicurezza. E adesso apriamo una pagina dedicata alla riqualificazione dei giardini del Porcinai. Vediamo questo primo servizio. Da tempo la zona era sotto monitoraggio e gli interventi erano stati sollecitati da più parti. I giardini del Porcinai sono giunti ad un punto di non ritorno in comune. Tutta la giunta, con in testa il vice sindaco Lucia Tanti, numerosi consiglieri della maggioranza e le autorità cittadine, ad iniziare dal prefetto, oltre che tanti commercianti e residenti della zona, hanno partecipato alla presentazione del piano di riqualificazione dell'area, proposto da tre assessori. La sintesi politica è stata fatta da Lucia Tanti. Credo che restituiremo alla città un patrimonio rinnovato che aggiunge però elementi di sicurezza, elementi di coesione sociale, elementi di rigenerazione urbana e civica, che era un po' la volontà dell'incontro di oggi pomeriggio, cioè quello di mettere in luce come un intervento che non è strutturale, ma che è certamente potente rispetto alle iniziative che va a mettere in campo, diventa però anche un'occasione nuova per dare più sicurezza, più opportunità e più elementi di comunità in quella città. Lei ha sottolineato un aspetto: non stravolgere, ma recuperare. Esatto, questo era l'obiettivo fin da subito quando ho parlato con i tecnici. È già un luogo che ha un'identità, quell'identità deve essere mantenuta e deve essere valorizzato. Questo era l'obiettivo del progetto e credo che ci siamo riusciti. I lavori poi dopo ci daranno anche la realtà dei fatti. Con quali soldi verrà attuato questo progetto? È un finanziamento ministeriale, è un finanziamento che il Comune di Arezzo ha intercettato attraverso una progettualità. Ed è un finanziamento che ci permette di poterlo vivere in tempi molto brevi. I 200 giorni sono i giorni che l'assessore Casi ha declinato come necessari all'intervento, quindi se la fine di aprile, come pare, potrebbe essere il momento in cui si comincia a metterci le mani, diciamo che la fine dell'anno potrebbe essere il tempo in cui traguardiamo questo risultato. E arrivano commenti positivi dalle categorie sul progetto di recupero e messa in sicurezza dei giardini dei Porcinai. Finalmente si fa sul serio per questa zona critica di Arezzo. Sì, a noi fa piacere di aver avuto ascolto, perché quella è una zona che è un biglietto da visita per l'ingresso in città, non può essere lasciata abbandonata alla mercé di chi passa, come passa, passa. Quindi che il Consiglio Comunale ci ascolti, che le istituzioni prendano provvedimenti, facciano un progetto come ci è stato presentato, che tra l'altro è un bel progetto secondo me, per noi è motivo di soddisfazione, molta soddisfazione, speriamo che questo metodo si concretizzi anche in seguito. Anche perché gli operatori non ne possono più. Sì, e di questo ringraziamo l'amministrazione comunale, il prefetto di Arezzo, che ha ascoltato il nostro grido di dolore che proviene dai commercianti. Riqualificare questa zona significa riqualificare una zona strategica per la nostra città. E un altro tema d'attualità è quello dell'area ex Lebole, per la quale presto potrebbero esserci novità. Mattina di tensione all'area ex Lebole, dove era scattato l'allarme per la scomparsa di una donna. Sul posto sono arrivati polizia 118 e vigili del fuoco. La donna è stata trovata e sta bene, ma la zona da tempo è in attesa di riqualificazione. Ci sono stati appelli anche in settimana. Sono in vista delle novità, come annunciato, ma con molto riserbo, dall'assessore Alessandro Casi. Sentiamolo ai margini della conferenza stampa dedicata alla riqualificazione immediata dei giardini del Porcinai.
L'interesse dell'amministrazione è quello di portare avanti un intervento che riqualifichi l'area e stiamo comunque portando avanti attraverso anche dei privati, chiaramente essendo sia di area privata sia di interesse privato, un recupero, e penso che ci saranno delle novità. Nuovo pronto soccorso, ecco la prima tranche dei lavori consegnata, vediamo il servizio. Pronto soccorso, buone notizie, dottoressa Innocenti, perché una parte dei lavori è stata portata a termine. Sì, esatto, i lavori del pronto soccorso sono lavori molto complessi, chiaramente devono essere effettuati mentre il pronto soccorso continua la sua attività, quindi sono fatti in tranche, in step successivi. Il primo step è terminato, hanno consegnato quella che sarà la metà del nuovo open space, quindi un'area di monitoraggio per pazienti con codici maggiori, quindi sostanzialmente quelli che oggi si chiamano codici 2 e 3, e a breve, quindi entro il mese di maggio, verrà poi consegnata anche la seconda parte di quest'area, che in questo momento quella parte è ancora cantiere e dovrà essere annessa alla parte appena consegnata. C'è stata una fusse all'inizio della settimana, anche direi inaspettata, in cui abbiamo avuto come al solito più di 200 accessi al giorno, e chiaramente, come ha detto la dottoressa Innocenti, noi lavorando in metà degli spazi, chiaramente accogliere un numero di persone così importante. Se poi a questo ci mettiamo che su 220 persone 110 sono codici minori, perché come sappiamo e abbiamo già detto altre volte sono il 50-53%, è chiaro che la cosa diventa molto, molto, molto complessa. Il solito mantra, diciamo ai cittadini, ai retini, di darci ancora un po' di tempo, di avere pazienza. Io credo siamo abbastanza avanti, siamo a buon punto, siamo quasi alla fine della corsa, quindi si tratta di stringere i denti da parte nostra e di avere pazienza da parte dei cittadini. E adesso un altro tema di grande attualità, quello dell'antenna in via Sicilia. Ci sentiamo presi in giro, così i cittadini riuniti nel comitato. Il comitato ha intenzione di ricorrere al TAR nelle competenti sedi giudiziarie. Non si è fatta attendere la replica del comitato di cittadini di Via Sicilia all'indomani della notizia che il comune non può bloccare l'operazione di realizzazione dell'antenna di telefonia che sorgerà a pochi metri dalle abitazioni della zona. Noi non ci fermeremo, e la questione della salute e della collocazione delle antenne, intendiamo a questi temi dargli una rilevanza nazionale, per cui il comune deve star certo che facendo così non è che risolve il problema, lo aggrava. Quando siamo andati in comune sembrava che la cosa andasse per il giusto verso, in quanto avevano deciso di vedere un'alternativa dove piazzare questa antenna, no? Attaccata alle case in questa maniera. È stato perso il buon senso, peccatorizzare l'antenna qui e non andare dall'impresa con forza a dire: guarda, abbiamo sbagliato, dobbiamo trovare una collocazione diversa, lontana dall'abitazione, vuol dire si è perso il buon senso. Non abbiamo gli strumenti giuridici per fermare quella localizzazione, aveva dichiarato l'assessore Francesca Lucherini, ricordando che l'ente che rilascia la certificazione di idoneità per l'installazione dell'antenna è ARPAT. Questo il commento del comitato. Sono d'accordo sul fatto che il Comune sia in una posizione di debolezza, perché lui la procedura non l'ha rispettata fin dall'inizio, nel senso che non ha rispettato il disposto della legge regionale, che prima dell'autorizzazione avrebbe dovuto consultare la cittadinanza e collocare l'antenna rispettando il piano delle antenne, che non c'è e che è scaduto ed è quello del 2017. Deve scegliere, vuole il ricorso della UIT, non ci mette qui l'antenna. Oppure vuole il ricorso del comitato, ci mette qui l'antenna. E adesso apriamo la pagina dedicata alla politica, incontro alle Santucce organizzato da Libera Castiglioni, durante la quale Mario Agnelli ha annunciato la candidatura per il terzo mandato a sindaco di Castiglion Fiorentino, che aveva anticipato nel nostro caffè bollente. Mario Agnelli ha annunciato questa sera la sua candidatura, la terza, lei ha detto lo faccio per amore di Castiglion Fiorentino. Sì, la definisco una decisione non sofferta ma meditata, anche perché facendo un bilancio ho 54 anni e ho dedicato 27 anni della mia vita al Comune di Castiglion Fiorentino in una forma o nell'altra. Può essere un traguardo, può essere una soddisfazione, è anche una responsabilità, ma non bisogna dimenticare l'impegno e anche un po' la vocazione, aggiungo vocazione, che serve per dedicarsi a una,
a un impegno di questo genere. L'incontro di Libera è stato occasione anche per pensare al momento più bello e quello più brutto di questi 10 anni. Di sicuro, ecco, se penso a questi 10 anni, l'idea della realizzazione finalmente di un'arteria importante come Viale Bartolomeo della Gatta, ecco, di quello si può andare veramente orgogliosi. Gli anni, le cose e le esperienze più difficili sono state quelli attorno alla pandemia. Io avevo quel senso di preoccupazione di non sapere se Castiglione Fiorentino poteva ritornare quello di prima. Un libro, parlare di default, ma default che cosa significa? Default non significa le cause del dissesto, non significa l'accusa ai precedenti amministratori. Significa che le opere pubbliche del periodo post-dissesto sono state fortemente condizionate, perché questo è bene ricordarselo. Infine una battuta sulla squadra. Uno zoccolo duro rimarrà, a questo punto possiamo dirlo, uno zoccolo duro rimarrà, la squadra è da formare, però io sono convinto che con questo entusiasmo, che a me è un po' anche contagiato stasera, dico la verità, che è propedeutico probabilmente anche a quel senso di rinnovamento che è necessario ed è fisiologico dopo 10 anni. E adesso a Terra Nuova, dove Mauro Di Ponte si candida a sindaco contro l'attuale sindaco Sergio Chienni. Mauro Di Ponte ufficializza la sua candidatura, 5 punti messi subito in chiaro su cosa lavorerà per questi 2 mesi, ovviamente poi per gli eventuali 5 anni. Perché ha deciso di candidarsi? Quali le motivazioni che l'hanno spinta? Ho spinto da molti terranovesi, ho deciso di candidarmi a sindaco del Comune di Terranova per portare un altro punto di vista, per guardare Terranova da un'altra prospettiva, quella è credo migliore. Mi candido per dare voce e spazio alle persone che in questi anni non lo hanno avuto o ne hanno avuto non abbastanza. Credo che la mia candidatura sia una candidatura plurima, che voglia ascoltare tutti e rappresentare tutti, aprire a tutte quelle forze politiche, a fare un appello a tutte quelle forze politiche, movimenti e associazioni che hanno voglia di costruire un'alternativa vera e credibile, civica a quella proposta dalla segreteria e dall'entourage del PD. Abbiamo 5 punti cardine su cui costruire il nostro programma, 2 referendum consultivi, uno sull'impianto di Podere Rota e l'altro sulla fusione del Comune di Loro Ciuffenna. Adotteremo il nuovo piano operativo per lanciare lo sviluppo economico di Terranova e anche lo sviluppo edilizio di Terranova per incrementare l'offerta abitativa. Il terzo punto è quello della riqualificazione del centro storico. Il quarto punto è quello delle frazioni. Metteremo a disposizione in bilancio 100.000 euro in 5 anni per ogni frazione. L'ultimo punto è quello della riqualificazione della scuola ex materna in via Concini, che trasformeremo in un centro polivalente dove ci sarà e saranno trasferite le sedi delle società partecipate del Comune, e allo stesso tempo ci sarà e realizzeremo un URP dove il cittadino dovrà rivolgersi per avere tutte le risposte in tema di servizi pubblici. E 3 serate, cambiamo argomento per riflettere in danza e musica e un mercatino dei bambini per fare prevenzione. Questo è il programma del weekend del Calcit al Centro Affari. Tutte le associazioni presenti e 3 giornate che servono per riflettere anche e soprattutto sulla prevenzione. Il nono mercatino danza al Centro Affari deve significare soprattutto questo. Ma il Calcit ha vinto anche questa battaglia, non solo quella ormai decennale legata ai contributi per la sanità, ma quello legato ai contributi per la consapevolezza. Oggi Arezzo ha disegnato, grazie a questa spinta, grazie a un'associazione di persone, ad un'alleanza di istituzioni, un modello che fa di questa città una città comunità riguardo alla prevenzione, alla consapevolezza sanitaria, che ha un presupposto che è la salute. Questo è giusto e tanto devono fare i comuni, come ha detto il presidente del Calcit Sassoli. Bene, Castiglione Fibocchi è una piccola comunità, ma non può che aprire a queste iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento. Saremo presenti con le associazioni del nostro territorio, con la scuola di danza, e apriamo ovviamente anche a future collaborazioni per poter sensibilizzare giovani, ma soprattutto famiglie, laddove c'è da lavorare per ricostruire quel tessuto che a me si sta perdendo. Presidente, che cosa vi aspettate da questa ennesima iniziativa? Ma noi intanto questa è un'iniziativa che vede una parte per raccolta fondi e sono le 3 serate di danza, e una parte la festa dei bambini di domenica, che invece ha un altro obiettivo
che è quella appunto di promuovere tutti quelli che sono i valori positivi che ognuno di noi deve avere, in particolare puntiamo sulla prevenzione in modo che i nostri ragazzi, i nostri nipoti crescano, diciamo, cercando di evitare cose spiacevoli. Settimana della prevenzione oncologica, abbiamo parlato di prevenzione con la LILT in primo piano al Centro Chirurgico Toscano, dove si è svolto un convegno a cui hanno partecipato anche i medici ASL. Un convegno dedicato alla prevenzione oncologica qui al Centro Chirurgico Toscano, che è la vostra sede, organizzato dalla LILT. Avete coinvolto anche la ASL? Certo, l'ASL è fondamentale, è un attore protagonista del nostro operare. Questa è la settimana nazionale della prevenzione, la celebriamo grazie anche all'impegno del Centro Chirurgico Toscano, del dottor Tenti, che è il nostro presidente del comitato scientifico, e ringraziamo la dottoressa, il nostro direttore sanitario dell'ASL per la presenza qualificata e a questo punto per il grande intervento veramente che ha fatto già con tutti i nostri amici che sono presenti in sala. Io il messaggio che vorrei dare proprio ai cittadini, alle persone di questo territorio, fare partecipare alle campagne di prevenzione è fondamentale, soprattutto nelle prevenzioni primarie e secondarie come gli screening, in questo caso come il tumore della mammella, il tumore del colon retto, il tumore della cervice uterina. È fondamentale che le persone rispondano quando il servizio sanitario li chiama a fare screening, anche nell'alleanza con le associazioni, come oggi questa è un'esperienza con tutte le associazioni del territorio. Cosa ne pensa del fatto che la sua struttura comunque va a ospitare un convegno che si ritrova a avere a che fare con il pubblico e con il privato? Non posso che pensare bene, anzi benissimo. Fa piacere che un ente pubblico quale è la LILT e un altro ente più che pubblico che è la USL trovino sinergie, parlino insieme, collaborino in un argomento così importante all'interno del centro chirurgico e anche in collaborazione con noi. Quindi la risposta alla domanda, che ne penso? Benissimo. Adesso parliamo di giostra del Saracino, perché il mondo della giostra si appresta a partire in trasferta alla Volta di Massa Marittima, dove domani avrà luogo la parata dei gruppi di rievocazione storica della Toscana in occasione del Capodanno dell'Annunciazione, antica tradizione toscana reintrodotta nel 2015 dal Consiglio regionale, che riporta in auge la consuetudine, in vigore fino dal 1749, di iniziare l'anno civile il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica colloca la festa dell'Annunciazione. E adesso torniamo a Terra Nuova Bracciolini, dove questa mattina si è svolto il congresso provinciale della CISL. Si è svolto presso la sala consigliare di Terranuova Bracciolini questa mattina il congresso per la provincia di Arezzo della CISL, alla presenza della segretaria nazionale aggiunta del sindacato. L'obiettivo è stato quello di fare il punto sulle vertenze attive nel territorio e riunire le varie branche del sindacato. Noi siamo onorati ovviamente di ospitarla, perché la collaborazione con le organizzazioni sindacali è stata proficua in FIMER e non solo, anche in altre realtà aziendali, perché c'è collaborazione nei momenti di difficoltà, ma c'è anche collaborazione in quelle realtà imprenditoriali che invece hanno avuto una storia costantemente positiva. Valdarno, terra di vertenza in questi ultimi anni. La CISL si dichiara però fiduciosa sulla loro soluzione. In Valdarno abbiamo alcune delle vertenze più complicate, anche se dobbiamo dire che speriamo di aver visto la luce in fondo al tunnel, quindi in particolare con FIMER, anche con ABB, insomma crediamo che forse possa essere il momento giusto, anche se poi ci sono altri spettri nell'area che sono quelli un po' della parte moda, che onestamente nell'ultimo periodo ha avuto dei cali, soprattutto per la parte pelletteria e accessoristica. Però noi siamo fiduciosi di poter superare anche questo periodo. Si è parlato anche di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dopo i fatti di Firenze e la morte a Lucca di un 51enne avvenuta ieri, la CISL rimarca la linea intrapresa. Nessuno sciopero, ma confronto con i lavoratori. Noi piuttosto che scioperare vogliamo incontrare lavoratori e cittadini. Stiamo facendo tantissime iniziative sui territori e nei luoghi di lavoro, nelle assemblee. Seguiamo con molto interesse il confronto con il governo. Abbiamo apprezzato alcune prime misure che il governo ha messo in atto, che sono in linea con le richieste che unitariamente avevamo fatto nei mesi scorsi. E parte domani il nostro talent a tempo di musica senior, e lo fa guardando alla solidarietà. Nessuno ti perderà, nessuno ti perderà.
Ci siamo a tempo di musica senior, parte proprio sabato, le puntate sono state registrate al Teatro Spina, uno dei protagonisti Marco Ferri. L'idea però è quella di aiutare un progetto bellissimo, quello di Gioele Meoni, che ti ha coinvolto anche personalmente. Spieghiamo perché. Allora, ci ha coinvolta come band. Io faccio parte di questa band, si chiama M&M, e il tastierista Marco Margioni era compagno di banco di Fabrizio, tant'è che per il monumento, quello che è presente a Castiglione Fiorentino prima, noi facemmo una serata di musica, di beneficenza, e il nostro logo è sul piedistallo, ma in più Marco scrisse un brano in onore di Fabrizio, Mi commuovo un poco, e che poi abbiamo musicato, ed è su YouTube, si chiama Sogno Africano, dove ci sono tutte le immagini di Fabrizio che corre in moto. E noi speriamo di poterle far vedere nella finalissima, che ricordiamo sarà registrata il 4 aprile. Come ti è sembrata questa esperienza? Lo diciamo, sei uno dei finalisti. L'esperienza è bellissima, soprattutto perché non era la mia esperienza come cantante, ed è veramente emozionante, come quando vai sul palco. In ogni caso c'è emozione, c'è grande solidarietà tra di noi. Avete visto che i cori erano fatti all'istante da noi, quindi uno che dà la mano all'altro, dà il consiglio, per cui una cosa veramente bella, veramente bella. E allora ti chiedo, lancia un messaggio ai nostri telespettatori, perché da domani ci siamo. Andate in televisione e guardateci la sera a Teletruria, perché avrete 5 serate veramente simpatiche, divertenti ed emozionanti. Allora, appuntamento domani sabato per questa prima puntata, ed ora invece Camera di Commercio informa. Focus sull'etichettatura, confermato il servizio per gli associati della Camera di Commercio Arezzo Siena con il laboratorio di Torino. Sì, è un servizio che ha incontrato l'apprezzamento delle nostre aziende, abbiamo deciso di proseguire questa collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, il laboratorio merceologico, che dà la possibilità attraverso un portale per l'etichettatura e la sicurezza prodotti di avere tutte le informazioni necessarie per etichettare prodotti nel settore alimentare e non alimentare, per la marchiatura CE, per tutto quello che riguarda l'etichettatura nel settore energetico, nel settore della moda, nel settore della pelletteria, della cosmesi, e diciamo anche avere informazioni sulla sicurezza alimentare per vendere i propri prodotti, per esempio non solo nell'Unione Europea ma anche negli Stati Uniti. È possibile inoltrare dei quesiti a cui si può ottenere appunto delle risposte da parte del laboratorio merceologico. Gli esperti che forniscono queste risposte sono appunto esperti in contrattualistica internazionale, in fiscalità anche doganale e appunto in etichettatura. Bisogna registrarsi sul portale, che è reperibile come link sul sito della Camera di Commercio di Arezzo Siena, e è possibile anche partecipare a webinar che di volta in volta vengono organizzati su alcune tematiche. In particolar modo il prossimo 29 marzo segnalo un webinar sui prodotti plastici. E prima di passare alla pagina sportiva, vediamo che cosa succederà questa sera. Subito dopo il TG, come sempre, Newsline e 9:10, poi Venerdì di Giostra, condotto da Riccardo Ciccarelli, e con Linea Diretta le migliori risposte alle vostre domande a cura di Luca Tosi. Alle 23, appuntamento con In Compagnia di Alessio. Ed è tutto per la prima parte del nostro telegiornale, grazie per l'ascolto e arrivederci.